Buongiorno. Come sapete, alcuni giorni fa è stato approvato il testo definitivo del disegno di legge Gelli con l'intento di ridurre il contenzioso in ambito sanitario, di garantire un efficace sistema risarcitorio e di scoraggiare il ricorso alla cosiddetta medicina difensiva. Con questo breve video e presentazione, vorrei presentare in modo sintetico gli aspetti più importanti, quelli che ritengo possano essere utili per lo svolgimento corretto della vostra professione. Il primo articolo della legge è un richiamo in qualche modo alla Costituzione. La sicurezza delle cure viene vista come parte costitutiva del diritto alla salute. Poi ci sono una serie di norme di carattere amministrativo. Nasce la figura del garante del diritto alla salute, viene istituito un osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, serve per raccogliere dati sugli eventi avversi, sinistri, frequenza, sugli importi dei risarcimenti. Viene sancito un obbligo di trasparenza nella prestazione sanitaria, con l'obbligo quindi di fornire la documentazione al paziente, quindi cartelle cliniche e quant'altro, entro 7 giorni dalla richiesta. Gli esercenti delle professioni sanitarie dovranno attenersi, fatte salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida e per questo viene istituito un sistema delle linee guida nazionale che verrà poi disciplinato con un decreto che il Ministero dovrà emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge. Per quanto riguarda la responsabilità penale, e sottolineo penale, bisogna fare un breve excursus storico perché nel corso dei decenni vi sono stati almeno tre diversi orientamenti della giurisprudenza. Fino agli anni Ottanta abbiamo assistito a un atteggiamento benevolo nei confronti, dei medici che venivano giudicati responsabili penalmente solo per errori grossolani e macroscopici. Negli anni la giurisprudenza si è orientata in modo diverso, fino a considerare anche la colpa lieve con una rilevanza penale, portando quindi a un sensibile accrescimento delle condanne verso i medici, con tutto quello che ne è conseguito poi in ambito assicurativo, con i premi che sono saliti alle stelle. Nel 2012 la legge Balduzzi ha cercato di intervenire, ma solo nell'ambito penale, ripeto, è arrivata ad esonerare il medico dalla responsabilità quando, in assenza di colpa grave, quando sono state rispettate tutte le linee guida stabilite dal Ministero. La legge Balduzzi era limitata, ripeto, alla colpa penale e non alla responsabilità civile. Ricordo cosa si intende per imperizia, negligenza e imprudenza, visto che la legge fa riferimento a questi termini. Per negligenza il codice parla di omesso compimento di un'azione doverosa, mancanza di impegno, di attenzione, mentre l'imprudenza è un atteggiamento sventato, audace, di qualcuno che trasgredisce alle norme. Essendo anche cosciente di farlo, mettendo in pericolo quindi gli altri o se stesso. L'imperizia invece è la mancanza di abilità o di esperienza. È il classico errore e la maggior parte delle contenziosi nell'ambito della sanità sono riconducibili a imperizia. Dunque, la legge Gelli inserisce un nuovo articolo nel codice penale, 590 sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Nel caso di imperizia, quindi nella stragrande maggioranza dei casi, vi dicevo, la legge esclude la punibilità del medico se questi ha rispettato le linee guida, mentre invece negligenza e imprudenza restano comunque sempre punibili. Parlando invece di responsabilità civile, la legge ha chiaramente distinto due responsabilità diverse, una in capo all'ente che ha una responsabilità contrattuale ex articolo 1218, per questo motivo al paziente basterà provare il ricovero e sarà l'ente a dover dimostrare l'assenza di colpa, e
e una responsabilità invece di tipo extracontrattuale ex articolo 2043 per il medico. In questo caso la condotta colposa, l'evento, il nesso di causalità dovrà essere provato dal paziente, dalla parte attrice. La responsabilità per il medico prevede una prescrizione più breve di 5 anni. Articolo 8 mira a ridurre il contenzioso attraverso un procedimento di mediazione e conciliazione obbligatorio. Nell'articolo 9 sono previste invece azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei soli casi di dolo o colpa grave. Per la responsabilità amministrativa, inoltre, è prevista un'azione di regresso limitata al triplo della retribuzione annua lorda. Quindi, ancora la rivalsa viene effettuata solamente, parlo di in ambito civile, solamente nei casi di dolo o colpa grave. L'articolo 10 sancisce gli obblighi assicurativi in capo all'ente e in capo al medico. Quindi la struttura sanitaria deve stipulare un'idonea copertura assicurativa per i danni causati a terzi. Mentre gli esercenti la professione sanitaria che operano all'esterno, quindi parliamo di liberi professionisti, avranno a loro volta un obbligo di copertura della responsabilità professionale. Per chi esercita qualunque titolo la professione sanitaria all'interno di una struttura dovrà stipulare una polizza per la sola colpa grave. Requisiti minimi delle polizze e i massimali che sono previsti differenziati in base a classi di rischio. Anche questi verranno definiti con un decreto ministeriale entro 120 giorni dalla pubblicazione delle norme. Altre caratteristiche che deve avere la copertura assicurativa sarà quello di prevedere una retroattività di 10 anni e un'ultrattività di 10 in caso di cessazione dell'attività. Voi sapete che le polizze sono in regime di claims made, cioè il sinistro, la data del sinistro coincide con il ricevimento della richiesta di risarcimento e non nel momento in cui avviene il fatto lesivo, per cui è fondamentale avere un periodo congruo di retroattività. L'ultrattività serve quando il medico cessa la propria attività professionale. Questa è una cosa interessante. L'articolo 12 prevede l'azione diretta del danneggiato sulla compagnia di assicurazione. Questo è un procedimento che è previsto nel solo caso della responsabilità civile automobilistica. In quel caso il danneggiato non chiede risarcimento al conducente del veicolo responsabile, ma si rivolge direttamente alla compagnia d'assicurazione. Quindi questo meccanismo si chiama azione diretta. In questo caso l'azione diretta è prevista anche in ambito sanitario. Franchigie eventualmente previste in polizza non saranno opponibili al danneggiato. L'articolo 13 prevede un obbligo di comunicazione al medico dell'instaurazione dell'esito di eventuali procedimenti giudiziari. L'articolo prevede anche che in caso di mancata comunicazione, l'ente o la Corte dei Conti perda il diritto a rivalersi poi sul medico. Nell'articolo 14 è prevista l'istituzione di un fondo di garanzia per i casi in cui, ad esempio, il massimale di polizza non sia capiente, cioè massimale 1 milione, il danno è superiore, la parte superiore rimarrà a carico del fondo di garanzia. Oppure, ad esempio, nel caso in cui la compagnia di assicurazione sia posta in liquidazione coatta amministrativa, che è in sostanza la procedura di fallimento, tra virgolette, prevista per le compagnie di assicurazione. Un altro aspetto degno di nota è nell'articolo 15, perché nei procedimenti civili e penali il consulente tecnico, cioè in sostanza il perito dell'autorità giudiziaria, è affidato non a un solo medico, ma a un collegio di due medici formato da un medico legale e da uno specialista nella disciplina in questione. Questo a maggior garanzia della competenza della consulenza tecnica d'ufficio. Bene, questo in estrema sintesi i contenuti delle nuove norme. Se per ogni approfondimento vi invito a visitare il sito che vedete in sovrimpressione, in cui metterò un link al testo integrale della legge ed eventualmente torneremo anche sull'argomento una volta che si formeranno i primi commenti e la prima giurisprudenza. Vi ringrazio, buongiorno.